Calcio d'angolo però Svezia batte Aslani dalla destra con l'interno piede, la palla al centro dell'area di rigore, un colpo di testa, poi un altro di una giocatrice giapponese da allontanare, la sfera resta al limite dell'area di rigore dove però la formazione europea continua a mantenere il possesso di palla, pallone verso Fridolina Rolfo, il cross, colpo di testa, rete, Svezia in vantaggio, 6 primi, 31 secondi, ha segnato la numero 6, si tratta di Magdalena Eriksson, la difenditrice del Chelsea, mette il pallone in porta, un bellissimo cross da parte di Rolfo, un'azione confusa sugli sviluppi di una calcio d'angolo, palla allontanata e poi rimessa in mezzo, bellissima questa azione, il cross e il colpo di testa in rete, una bellissima azione da parte della Svezia che dunque sblocca la sfida dopo 7 minuti, 1-0, ancora la regia ci mostra il gol, un bellissimo colpo di testa da pochi passi, l'attaccante pura. Questo imposta il Giappone nella propria metà campo, pallone centrocampo sulla destra con subito un filtrante in avanti, il cross di Asegawa e poi Tanaka pareggia il Giappone, un sinistro all'interno dell'area di rigore che batte Lindahl e il Giappone trova un 1-1 importantissimo al 23esimo, recupera subito lo svantaggio, cross della giocatrice del Milan, Yulia Asegawa, che sulla destra mette nei pressi del vertice destro dell'area, mette una pallone in area che rimbalza, arriva Tanaka col sinistro bruciando una diretta marcatrice, si trattava di Ilestet che si perde un po' soprattutto sul rimbalzo del pallone, ci può stare, non si aspettava che il pallone potesse rimbalzare, soprattutto si pensava che Tanaka arrivasse col piatto sinistro e insaccasse il pallone in rete. Svezia-Giappone 1-1, siamo al 23esimo del primo tempo, una bella partita. Attenzione ancora Eriksson che imposta al limite della rigore per Fridolina Rolfo, palla che passa, Blackstenius e nero di rigore, il tiro, rete, Svezia in vantaggio, 8 minuti nel corso della ripresa, la Svezia si riporta avanti, Blackstenius sempre, soltanto lei per la formazione svedese, la giocatrice sin qui la miglior marcatrice di questa squadra, trova il gol del 2-1 con un bellissimo piatto sinistro verso il primo palo, dovrebbe esserci stata anche una scivolata di una difenditrice giapponese, vedremo se il replay chiarirà, dovrebbe esserci l'intervento del VAR, posizione regolarissima sull'assist di Rolfo, scappa la sua diretta marcatrice, calcia col piatto sinistro, sì forse anche una scivolata da parte della numero 2 giapponese che tocca il pallone, il tiro si insacca sul palo del portiere, adesso ancora un pallone in area di rigore, la palla che filtra, si sta lamentando la Svezia di un fallo di mano in questa azione, l'arbitro sta lasciando correre, probabilmente ci sarà una revisione VAR, lo sta chiedendo Aslani soprattutto, che era vicina all'azione, l'arbitro comunque però la sta lasciando continuare con il Giappone che appoggia il pallone fuori, ecco adesso l'arbitro però attenzione perché ferma tutto, c'è il check, forse è stato un fallo di mano sulla conclusione di Aslani, sì, un braccio leggermente largo dal corpo che impatta col pallone calciato dalla numero 9 svedese, la direttrice di gara lo sta rivedendo alla VAR, fallo della numero 8 giapponese, vediamo se la decisione dovrebbe essere calcio di rigore, a questo punto sì, perché di solito quando un arbitro va a rivedere l'azione al VAR da rigore, infatti è rigore. Aslani, rincorsa, tiro, rete, spiazzata la portiera giapponese, Aslani trova il 3-1 con un bellissimo piatto destro, rincorsa fintata col sinistro e poi piatto destro che si insacca alla sinistra, dunque Svezia 3, Giappone 1, siamo ormai verso il 25esimo minuto nel corso del secondo tempo, siamo esattamente al 23esimo. E attenzione perché in questo momento l'arbitro dice che può bastare così, la Svezia batte il Giappone per 3-1, la Svezia è in semifinale, affronterà l'Australia o la Gran Bretagna, affronterà la vincente di queste due partite.